Il comparto agroalimentare si sta evolvendo e così pure anche le esigenze delle aziende, ma chiedo ad Elia Casagrande, che è responsabile amministrativo del TS, che risposta date a queste esigenze, a queste domande che vi vengono poste? Noi nel 2019, in risposta al riconoscimento al patrimonio UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, abbiamo introdotto una nuova figura professionale che si affianca a quella tradizionale sulle produzioni agroalimentari. Questa nuova figura si specializza sulla valorizzazione dei prodotti e consente quindi alle aziende di avere a disposizione dei tecnici che sappiano vendere il prodotto, non solo per il prodotto in sé, ma anche per il territorio che rappresenta e dal quale proviene. Però nasce anche l'esigenza di poter carpire qualcosa di più, quindi la formazione scolastica va bene, però possiamo definirla una sorta di palestra, quella che poi i ragazzi vanno a fare nelle aziende? Esatto, i nostri percorsi si articolano su 2 anni e metà delle attività si svolgono all'interno dell'azienda, quindi gli studenti hanno modo di esercitarsi direttamente all'interno delle aziende che poi li ospiteranno e auspicabilmente li assumeranno una volta terminato il percorso. Le richieste come sono da parte delle aziende? Cioè, prendono in maniera positiva questa proposta oppure c'è comunque un po' di ostilità? Allora, noi abbiamo una collaborazione continua con le aziende, infatti partecipano all'interno della Fondazione ITS anche nella definizione dei programmi di studio e abbiamo un tasso di inserimento pari all'80% dei diplomati entro un anno dal conseguimento del titolo, quindi abbiamo un riscontro complessivamente positivo. Quindi quando uso la parola palestra diciamo che è veramente appropriato, no, in questo caso? Esatto, ci vanno i muscoli. Esatto. Grazie ad Elia Casagrande.